Dispiace, fa un po' sorridere il concetto di democrazia che ha il consigliere La Terza e alcuni consigli di opposizione su questa vicenda. I nostri tecnici si sono messi sempre a disposizione della cittadinanza ad illustrare dal punto di vista tecnico quanto sta già avvenendo, quello che prevede la progettazione e quali sono i suoi impatti. Nel mirino del capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale, Riccardo La Terza, ci sono le dichiarazioni del dirigente comunale Giulio Bernetti, che proprio qui a Telequattro, alla trasmissione Ring, aveva affermato che la ditta Leitner vede nel progetto della cabinovia Mare Carso una sorta di vetrina commerciale per le sue strutture urbane, visto che i cambiamenti del clima precluderanno gli impianti d'alta quota. La risposta è arrivata con una nota a firma di ben tre assessori: ai lavori pubblici Elisa Lodi, all'urbanistica Michele Babuder e al bilancio Everest Bertoli. Quest'ultimo riassume i contenuti della lettera ai nostri microfoni. In realtà quello che stiamo realizzando a Trieste, ed è questo il futuro, stanno realizzando tante altre città molto più grandi e importanti di Trieste nel mondo, e questo, le cabinovie saranno il futuro del trasporto e anche del trasporto pubblico, sarà una nuova modalità di spostamento all'interno delle città e non c'è cosa migliore da fare per un'amministrazione quando mette a disposizione i suoi elementi migliori per fornire alla cittadinanza un quadro molto chiaro e non di parte come quello che cercano di fornire alcuni consiglieri di opposizione. Aggiungo anche che se i dubbi di La Terza erano quelli dei rapporti tra i nostri uffici e la società che ha vinto la gara d'appalto, al di là del fatto che poi che sono dubbi che se a lui permangono lo invito a rivolgersi alle autorità competenti, così come ha già fatto nel passato per verificare appunto questi suoi dubbi. Nel frattempo i nostri rapporti sono quelli previsti dal codice degli appalti. Se la consigliera La Terza avesse chiesto, avrebbe già scoperto che a inizio maggio abbiamo fatto la consegna anticipata dei lavori, come previsto dal codice degli appalti, per poter rispettare le tempistiche dei progetti PNRR, così come abbiamo fatto fino ad oggi.